Questo weekend ho deciso di rilassarmi davanti alla mia serie televisiva preferita e dopo qualche episodio ed essermi scolato qualche birra, come al solito mi è venuta fame e non volendo perdere troppo tempo ai fornelli, ho deciso di prepararmi una classica bruschetta al pomodoro che sarebbe stata pronta nel giro di pochi minuti. Nell'attesa quindi ho deciso di ritornare davanti alla TV stappandomi l'ennesima birra, dove però dopo qualche sorso di troppo, sopraffatto da relax, sono crollato nel mondo dei sogni, svegliandomi improvvisamente dopo un paio di ore con il pensiero di avere dimenticato la bruschetta nel forno, la quale si era completamente carbonizzata, lasciandomi a stomaco vuoto. A questo punto ho deciso di salire in auto per raggiungere il posto più vicino dove poter consumare la bruschetta che desideravo, dimenticandomi però di essere a secco di benzina, ritrovandomi a piedi esattamente a 2 km dalla meta stabilita. E dopo aver spinto per tutto il tragitto la mia piccola ma comunque pesantissima Mini Cooper, sono finalmente arrivato alla Scaletta Pub, un locale rinomato per la qualità delle sue bruschette, fatte con pane artigianale ad altissima digeribilità, croccante fuori ma allo stesso tempo soffice come una nuvola all'interno, farcite con soli prodotti freschi e di altissima qualità. Bruschette che possono essere accompagnate con una selezione di ben 14 birre diverse alla spina provenienti da tutto il mondo, o rimpiazzate da un vasto assortimento di panini ripieni di carne di manzo o del loro famosissimo pulled pork. E dopo aver raccontato al titolare Alessandro la mia tragica giornata e di quanta energia avevo sprecato per spingere la mia macchina fino al suo pub, sono stato accompagnato al tavolo per consumare finalmente una bruschetta, che non sarebbe stata di certo l'unica della giornata, visto lo sforzo fisico ed emotivo a cui ero stato sottoposto. Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video, nuovamente benvenuti in un nuovo challenge. Come avete visto, oggi mi trovo a Carmignano di Brenta, il paese vicino al mio paese d'origine in cui vivo, ovvero Gran Torto, esattamente alla Scaletta Pub, per affrontare una All You Can Eat di bruschette challenge, giusto Alessandro? Giustissimo Thomas, anche perché ho scommesso ben 100 euro con un tuo amico che ne mangiavi ben 40. 40 bruschette? Ma togliamo una curiosità, cosa pesa in media più o meno una bruschetta qui alla Scaletta Pub? Le nostre bruschette alla Scaletta Pub pesano in media dai 250 grammi ai 350 grammi, varia dalla tipologia delle bruschette e dagli ingredienti che si mettono sopra. Teniamo comunque una media di 300 grammi cada una, 300 per 40, 12 kg! Sei Alessandro, forse un domani. Bene, dunque ho già vinto 100 euro dal tuo amico che a breve passerà a darmeli. Amico che saluto, visto che a questa persona piace bere di solito gli americani, ma oggi berremo una bionda. Mi ricordi che bionda è, per favore, Ale? Questa è una Fustenberg Pils, risale al birrificio addirittura nel 1283, è il nostro cavallo di battaglia, dunque è un 4,9 di gradazione alcolica, una classica bionda liscia e beverina che te ne fa voglia di berne subito un'altra. Vediamo se è la verità. So refreshing. Ale, me ne fai un'altra? No, scherzo, aspetta, prima andiamo con la bruschetta. Ok Thomas, 40 mi hai detto che non riesci a mangiarne, ma almeno una dozzina riesci a spazzolarle? Non lo so, ma per scoprirlo come sempre il mio timer e facciamolo partire insieme in 3, 2, 1. Timer partito! Ma prima di mordere il primo morso di questa bruschetta, me la vuoi gentilmente descrivere, Ale? Questa è una base pomodoro mozzarella con il nostro pane artigianale ad altissima digeribilità. Abbiamo pomodorini confit, un peperoni freschi grigliati, pesto di casa Scaletta, le scaglie di grana e una crema di aceto balsamico sopra. Il nome di questa bruschetta, quindi? Il nome di questa bruschetta è Peppi. E allora partiamo con la Peppi! OMG! Amazing! Veramente gustosa! Si scioglie in bocca, Ale! La croccantezza del pane è perfetta e comunque croccante fuori, ma all'interno soffice come una nuvola. Complimenti!
è un'esplosione di gusti veramente stratosferica. Tutti i nostri prodotti sono super freschi, Thomas. Come al solito, la qualità ripaga sempre. Concordo alla grande. Ore di lievitazione per questo pane? Questo pane ha circa 40 ore di lievitazione, Thomas. Ah, però! Quindi super digeribile. Ultimo boccone. E la prima bruschetta è andata, attendo la seconda. Ecco, Thomas, la seconda bruschetta. Questa è una base pomodoro e mozzarella con un Blue Stilton inglese. Il Blue Stilton è un formaggio molto più arborinato rispetto al gorgonzola e più stagionato. Lo speck che trovi sopra è uno speck di Merano importato direttamente. Questa è la bruschetta, la classica gorgonzola e speck. Grazie mille, Ale! E taste test! Favolosa, porca miseria! Favolosa! Proprio lo speck in genere, o in sé. Il formaggio verde, porca miseria, Ale! Fantastico! Gusto veramente delicato, complimenti anche per questa. E complimenti comunque anche per la presentazione, Chi taccia consente. Come vedi, Thomas, ogni fetta che mangi ha gli ingredienti sopra, tutti insieme, dunque non ci sono ingredienti sparsi, ma fetta perfetta. Saggia scelta. Sai che questa forma è molto molto interessante? Probabilmente Aria non l'hai capita, ma sicuramente il pubblico a casa lo avrà fatto. Amona! Buona. Ah no, l'aveva capita. Meglio. Questa è scesa con troppa felicità. E io direi che aspetto, come sempre, la seconda, o anzi, la terza bruschetta. Ecco, Thomas, la terza bruschetta. Questa è la nostra olivina, è una base pomodoro mozzarella, pesto alla genovese, olive taggiasche e noci. Solo qualità qui alla scaletta, grazie mille, Ale. E taste test, ho perso l'oliva, porca miseria. Mannaggia, sei buono anche questa. Ed è proprio vero, apprezzo il fatto, Ale, che usi gli stessi ingredienti in tutti quanti i pezzi. I nostri ingredienti, come al solito, vengono selezionati dalla nostra brigata di cucina e la qualità la fa da padrone. Così ogni morso può essere goduto appieno. E comunque è la prima volta che porto una food challenge con le bruschette sul mio canale. Non ho idea di quante riuscirò a mangiarne, ma sicuramente, o almeno spero, arriverò a 10. Guardando il tuo canale vedevo che non avevi ancora fatto una challenge con le bruschette, dunque non ho esitato a contattarti, Thomas. E diciamo che hai contattato la persona giusta e io ho trovato il posto giusto. Qui la bruschetta è veramente fenomenale, me la consiglio alla grande. Anche perché comunque non è la prima volta che la provavo, sia chiaro. Ultimo morso della terza bruschetta e attendiamo la quarta. Ecco, Thomas, a te la quarta bruschetta. Questa è la base bianca, dunque senza pomodoro. I nostri funghi porcini selezionati direttamente, il radicchio di Treviso tardivo e la salsiccia di casa. E guardate che filosità! Questa è stagionale, Ale? Certo, è una stagionale. Ogni stagione selezioniamo almeno 3-4 bruschette per far sì che i nostri clienti restano sempre ben contenti. E taste test. OMG! Amazing! Questa va alla seconda posizione fino ad ora. E si sente assai la qualità del radicchio comunque. E la prima posizione qual è, Thomas? La Pinuccia, la prima? No, si chiamava Peppi. Vabbè, preferisco Pinuccia che Peppi comunque, Come hai visto, la nostra mozzarella filante è 100% latte italiano e non estero, ovviamente sempre i prodotti selezionati. Food porn.
Comunque Ale, sappi che io di solito sono un team pizza, ma in questo caso questa bruschetta non ha nulla a cui invidiare ad una pizza, anzi, forse anche addirittura meglio, eh? Sì, perché la gente pensa che la bruschetta sia meno di una pizza, ma dipende sempre dalla qualità dei prodotti che ci metti sopra e comunque la grammatura è molto molto alta nel nostro caso, perché abbondiamo. Mi piace appunto la tua scelta di abbondare. E sai, quasi quasi questa va alla prima posizione, porca miseria, quella sto assaporando. La prima posizione la direi alla fine, dai. Quando avrai finito tutto farai la tua lista della prima posizione, la seconda e la terza, così vedremo la vincitrice. Se mai mi ricorderò tutti quanti i nomi. Quarto morsettino della quarta bruschetta. Non era proprio il quarto morsettino della quarta bruschetta, ma comunque era l'ultimo boccone. E attendiamo la quinta. Eccoti la quinta bruschetta. Questa è una base bianca con la nostra mozzarella 100% latte italiano, un velo di rosmarino sopra e lardo di pata negra in conca di marmo. Lardo di pata negra in conca di marmo. Porca miseria, che dizionario che hai, Ale. E il nome di questa bruschetta? Il nome di questa bruschetta è semplicemente pata negra. E taste test. OMG, amazing! Il gusto è veramente delicato, porca miseria. Cioè, qualità over the top, ma non per scherzo. Complimenti, porca miseria. Il lardo di pata negra viene fatto invecchiare in delle vasche di marmo, dette anche conca di marmo. Ecco spiegato il nome. Il rosmarino viene dalla nostra amata Sicilia. Quindi non è un prodotto locale. Beh, non è locale, è veneto, ma siccome portiamo tantissimo rispetto per tutti i nostri prodotti italiani, a volte facciamo qualche saltino tra qualche regione. Dal nord al sud in meno di un secondo. Scusate se vi faccio quest'altro focus, ma guardate che spettacolo, porca miseria. E comunque vi sfido a passare qui la scaletta e mangiare solo una bruschetta, perché secondo me non ce la farete mai. Minimo due ne portate a casa. Quando volete siamo aperti 7 giorni su 7, come al solito. Io sono qui 7 giorni su 7 a scroccare da mangiare. Ovviamente sto scherzando, Ale. Anche se sinceramente non mi dispiacerebbe una dieta fatta di sole bruschette giornaliere. E siamo a 5 bruschette. Ed ecco a te la sesta bruschetta. Questa è una confit, dunque una base pomodoro mozzarella, pomodorini confit cotti da noi con il timo, l'aglio, il sale, una ricetta un po' segretina, e della burrata pugliese. E dove si nasconderebbe quindi questo segreto? Tu mangia e lo capirai. OMG, amazing! Sarà perché ci sono i pomodorini confit, sarà perché c'è la burrata, ma questo mi sa che va alla prima posizione. Questo è il nostro cavallo di battaglia, che d'inverno abbiamo riscosso dei risultati veramente ottimi. Cioè, guardate che colori! Guardate che soffice, guardate che roba! Sembra una fisarmonica. E qual è la tua bruschetta preferita, Ale? La mia bruschetta preferita è la gorgonzola specchio, ma con un'aggiunta di salamino e un filo d'olio piccante. Bella gorda, quindi. Se una bruschetta non fosse soffice, non potrete fare questo. E mandata giù senza bere, eh? Di un boccone, il piatto piange, siamo a 6 bruschette. La tua settima bruschetta, questa è un altopiano, è una base bianca di mozzarella con i nostri funghi porcini, asiago di malga e lardo di pata negra sopra. Solito focus e taste test. Non posso esprimermi perché direi che va alla prima posizione, porca miseria. Tutte le bruschette che ti faccio sono alla prima posizione, com'è sta storia, Tom? Ma sul serio, sono tutte buone, porca miseria. No, qui mi piace veramente tanto la combinazione di sapori, i funghi pulcini ci stanno grande. E il velo di lardo si sposa ancora di più. Ovviamente il nostro lardo di pata negra, come vedi, si scioglie con un batter d'occhio.
riformulo comunque la scommessa. Vi sfido a venire qui e provare a mangiarne meno di 3. Anche questo gusto comunque di stagione. Questa bruschetta la potete trovare fissa nel nostro menù. E allora non mi resta che venire qui al pub della scaletta. Ultimo boccone. 7, numero perfetto. La settima è pronta per te. Ti correggo, l'ottava. Questa è la nostra taggiasca, dunque è una base bianca ed ha il prosciutto cotto a vapore, il salamino piccante napoletano e le olive taggiasche sopra. E andiamo con la taggiasca. Qui c'è il salamino, non sono del team salamino, quindi questa va alla seconda posizione. Sei contento? Se sei contento tu, sono contento anch'io. Non è la prima, l'ho messa la seconda. Buonissima è questo comunque. Ma che piccantina! Sì, con il prosciutto cotto, il funghetto, sulla base bianca ci va un po' di piccantino, secondo me è la soluzione migliore. Ci sta, ci sta. Perché bisogna saper bilanciare i sapori. Ho perso l'oliva, ora è il sapore bilanciato. Iniziano ad essere abbastanza pesanti, eh? Dopo praticamente 8 bruschette. Mio Dio! Il becco è parato! Ultimo morso. Pit stop all'autolavaggio. O meglio, le mani lavaggio. Ottava bruschetta andata. La bruschetta numero 9. Questa è una porcara, non è una stagionale, ma è una fuori menù. Base pomodoro, mozzarella e porchetta cotta alla brace nostrana, cotta per ore, 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 ore. E le ore, 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 ore saranno quelle che passerò al bagno dopo questa abbuffata di bruschette. E taste test. OMG. Amazing! Mio Dio, questa è veramente esplosiva, eh? Questa sarà di sicuro la preferita da gran parte dei veneti. Sai, quasi quasi questo va al primo posto. Mettila dove vuoi, Thomas, anche al primo posto di sicuro non è per i vegetariani. Ma di sicuro è per il mio stomaco, quindi la metto nel mio stomaco, punto. Verso porchetto ovunque. Ale, posso avere una da bere, per favore? Certo, le spine sono sempre aperte per te. Faccio subito. 12 seconds later. Ecco la tua birra, Thomas, e ti faccio compagnia. Oh, grazie mille, cinci, Ale. Cinci la tua. So refreshing. Ah. E proseguiamo. In questo momento non ci sta altro che una buona Fustenberg Pils, finché ti sto guardando mangiare. Chi è che sta meglio di noi, Ale? Riformulo la sfida che vi avevo lanciato. Vi sfido di venire qui alla scaletta pub e di mangiarne più di 9, porca miseria. Ultimo boccone. E siamo a 9. Numero 10 per te. Questa è un grande classico, Thomas. Questa è la nostra capricciosa. Base pomodoro mozzarella, prosciutto cotto a vapore, un fungo porcino, l'oliva taggiasca e i carciofini conditi da noi. Che dire, uno spettacolo e un grande classico, come dicevo prima. Grazie mille, Ale. E andiamo di capricciosa. È proprio vero, il classico non delude mai. Rifilli birra, ci sta. I grandi classici li trovate all'interno del nostro menù, oppure se volete potete anche comporre la bruschetta con i vostri gusti preferiti. Allora la prossima bruschetta te la faccio con la Nutella. Potrebbe essere una buona idea di metterla come dolce. Lo sarebbe.
Dai, andiamo. E il mio amico Marco, voglio ricordare, aveva scommesso sottoscritto per 40 bruschette. Fuori di testa. 100 euro facili, Ale. Lo sto aspettando al varco con i 100 euro. Seconda salita della giornata, eh? Ultimo pezzettino. E la decima bruschetta è andata. Come sta adesso il tuo stomaco, Thomas? Te ne porto un'altra? Non ti nascondo che sono veramente buone queste bruschette, ne mangerei un'altra, però so quando fermarmi, perché sinceramente sto diventando vecchio, non voglio esagerare, ci tengo la mia salute, quindi stoppo il mio timer. Allora, sei soddisfatto dei nostri prodotti, delle nostre bruschette, Thomas? Naturalmente sì, Ale, anche perché, come ho già detto, non era la prima volta che le provavo e vi consiglio di passare, perché le bruschette sono veramente eccezionali. Sì, ma Thomas, devi ancora finire la birra? Chiedo scusa. So refreshing. Adesso è il momento del nostro amaro di punta, che è l'amaro delle erbe montane, artigianale. Dose generose, quanto vedo? Sempre generosi qui, Thomas. Grazie mille, Ale. Grazie mille a te, Thomas. Ricordo a tutti i nostri clienti che se vogliono passare a trovarci, siamo aperti 7 giorni su 7. Siamo in via Monte Grappa 8 a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova. E nel caso decidiate di passare, cercate di contattarmi, visto che sono del paese in fianco, così passerò di qua e magari mi offrirete una birra. Grazie mille. Ninja la tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.